Buongiorno, buongiorno, come direbbe qualcuno. Siamo in direzione Torricola per l'evento più atteso dell'anno, di tutti gli anni in realtà. Sto parlando dell'Endurance, che per chi non sapesse è una gara a staffetta, gara di coppia, ciascuno ha un compagno, si parte a piedi, una cosa molto figa e molto caratteristica. L'altro compagno aspetta con la moto accesa sulla linea del traguardo, si parte tutti allineati e niente, poi inizia l'Endurance, sono 100 giri. Il livello è altissimo, signori. Tant'è che il mio compagno di squadra sarà Alessandro Morosi, che per chi non conoscesse è un pilota del Mondiale Junior e della Supermoto S4 negli internazionali d'Italia. Pilota molto talentuoso, ma sicuramente è solo uno dei tanti forti che ci saranno oggi. La cosa bella è che ieri siamo andati a cena, io, Morosi, Lunetta e Pini. Loro sono tutti piloti, insomma, di un livello altissimo e stanno tutti carichissimi per questa garetta. Quindi sì, nonostante loro facciano dei campionati super prestigiosi, l'Endurance di Torricola la sentono particolarmente. Ci ho solo in faccia. Quindi niente, ragazzi, a questo punto becchiamoci direttamente in pista e andrò a esplorare un po' il paddock e l'aria che si respira lì. Pre-Endurance, signori, perché domani ci si scanna ma la sera si va a cena insieme. Esatto, vai. Cosa fate domani? Cosa stai dicendo? Cosa fai domani? Le tattiche. Vai. Dai, sarà dura, però mi dicono che la sagra è lì. Ovviamente l'alimentazione dei veri piloti è questa, eh? Assolutamente, tiè. Vedete, una vittoria del campionato europeo, una vittoria alla Red Bull, quindi... Era il mio compagno di squadra qua, però penso abbia avuto un attacco di dissenteria acuta. Ne estraiamo un paio, ragazzi. Ole. Ci stai? Vai. Oh, regà, vi devo dire una cosa. Praticamente stamattina mio sorello si stava lavando i denti in bagno, c'era una pulsetta che stava arrivando, allora la vado a cercare, stava io. Si stava lavando i denti, poverina, che scureggia un faccia. No. Stava per messo, stava ben vomitato. Hai cagato? Ma io sto morendo, cioè non si può più entrare. Vai, Guido, mangia un po' di salata. Tutta insieme. Ole! Facciamo schifo. La nuova hit del nuovo pezzo di Guido Pini. Vai. Ora Guido, tutta la sera ascolterà Guido Pini. Devo vedere. Attenzione, vai. Dai, attenzione perché c'è il defaticamento. Morosi ancora col sacchetto a mano. Oh, sì. No, ragazzi, no. Io ho capito perché l'hai addormentata tua sorella oggi. Sì, mi sono... Mamma mia, ma che c'è nell'intestino? Mamma mia, intossicati. A dire mica c'è tanta puzza, dai. Se riesci a guidare bene, di. Michaela Jackson in curva 1. Mamma mia, ragazzi, stuntman. Un panettone te lo meriti. Terzo posto, bro. Sì! Panoramica sulla chiappa di Pini. Pini, fa vedere un po' la chiappa, Pini. Olè. Ah, il backstage. È il backstage, ma questo perché bisogna vederla prima e dopo che ti ho rotto il culo, capito? Lo so. Il primo temerario. Ma oramai mi ha contagiato. Mi sta bagnatissimo. Capito, devo fare il freno a Manolo. Thank you.
quindi ragazzi, questa è l'intervista ufficiale, dobbiamo metterci, dobbiamo farla seria. Sicuri di fare un bel mazzo alla coppia Comorosi. Comorosi e lo youtuber. Ora rilascio la parola al pilota Placidi. Abbiamo l'amico Placidi e Morosi, grazie di essere qui con noi oggi, ti chiamano lo youtuber, raccontiamo come sono andate le prove questa mattina, sul umido, adesso la pista si sta asciugando ma le temperature si stanno abbassando. Ma mi chiamano youtuber, devo dire le prove sono andate bene, infatti accolgo proprio a braccia aperte la sfida di Guido Pini, non vedo l'ora proprio di incrociarlo, perché, speriamo che sia una giornata di divertimento, alla fine l'endurance è pensata per quello e... è pensata per il panettone, ci dice Lunetta. Sì, ovviamente l'obiettivo della squadra Placidi Morosi è il panettone. Sì, io prima di giovedì non lo conoscevo, Alessandro mi scrive, ma dobbiamo vincere il panettone, e quindi da lì ci andrà bene tutto quando c'è il panettone. Siamo qua, manca 20 minuti, mezz'ora alla gara, siamo carichi, parto carichi, io carichi. Gas e basta. Gomme della macchina, e le devi fare. Placidi, ti faccio buttare per terra. Mua! Bocca al lupo! La senti. Altro che National. Oh, non vestiamo accesi! Andiamo a salutare con alzata di mano il team Giuliani Travagliati! Ci siamo, Luciano! 5, 4, 3, 2, 1, via! Parte la corsa! Si va ancora! Perfetto, cerchiamo di partire bene, le ultime parole famose, sono ultimo. La fortuna qui è che la gara dura 100 giri, quindi possiamo cercare di recuperare gradualmente, però l'importante è non esagerare assolutamente. Giannini ha provato un attacco alla 2 su Travagliati, ragazzi, però come vi dicevo qua è importante stare calmi e riuscire ad approfittare anche di queste scaramucce che ci stanno, perché la pista è molto piccola, sono tutti dei cagnacci, quindi contatti, scivolate sono all'ordine del giorno. Allora, io nel frattempo sono riuscito a tornare sul gruppetto, però il problema è che c'ho davanti Manolo che col due tempi, ragazzi, appena apre il gas, esce dalle curve e prende quel piccolo margine che è sufficiente per non farmi provare il sorpasso alla curva dopo. Quindi non sono mai vicino abbastanza per provarci. I primi due giri ho cercato comunque di essere guardingo e tutto quanto, quindi non volevo esagerare subito, però adesso che sarei maturo per il sorpasso sto facendo fatica perché è veramente tosto. E soprattutto è uno staccatore, quindi quando prende un pelo di margine non ce la fai. Oh, problema tecnico per Giannini, problema tecnico per lui, quindi una posizione recuperata per noi, ci ha detto bene.
occhio occhio, stessa curva di Giannini però scivolata per Giordano. Non so se i più attenti di voi se ne siano accorti, ma sono 3-4 giri che non mi entra la marcia sul rettilineo. Temevo un pochino questa cosa, nel senso che già stamattina avevo dei problemini col cambio e infatti sto anche cercando di non giocarci troppo. Nella prima curva scalo solo una marcia invece che due, quindi sto cercando di adeguarmi un po', però inizia a farsi sentire. Anche in partenza non sono riuscito a mettere la prima e per quello che sono partito un po' a rilento. Speriamo che non sia un problema. Questa non mi serviva proprio, questa non mi serviva proprio. Peccato, peccato perché ragazzi stavo veramente impiccatissimo per stargli attaccato, però ci stavo riuscendo. Il problema è che stavo al limite, quindi adesso che ha preso quel po' di margine sarà difficilissimo andarlo a prendere e significherebbe andare a rischiare tantissimo. Fisicamente la sto sentendo un sacco e quindi adesso io cambierei strategia e inizierei a prendermela un po' più con calma. Tanto poi ci saranno i cambi, insomma, in qualche modo si fa. Niente raga, un'altra volta, continuo a fare così e non lo so, non riesco a fare un gran passo, però comunque tra poco ci sarà il cambio, io continuo così e... Ma è lunetta! Ragazzi è lunetta! Lunetta è caduto! Era primo! Quindi adesso noi siamo sul podio! Raga, mi dispiace per Luca, però fare il cambio in posizione da podio è perfetto! Saltano le marce! Saltano le marce!